Buone feste! È passato bene il Natale? I regali erano belli? Beh, ragazzi, io sono Max, vocal coach e attuale frontman dei Moonchild, Iron Maiden Tribute. Benvenuti in questo discorso di fine anno. Volevo parlarvi di qualcosa che mi sta a cuore e che mi ha colpito particolarmente. Condividere con tutti voi i pensieri che questi eventi mi hanno suscitato. Alcuni purtroppo saranno tristi e quindi li metterò all'inizio, così come si dice, tolto il dente e tolto il dolore. Poi passiamo alle cose più leggere e magari anche più divertenti. E alla fine invece farò degli annunci che potrebbero interessare tutti gli appassionati della musica. Quindi vi chiedo di restare insieme fino alla fine. Volevo chiudere con un sorriso questo 2020. Un anno pieno di passione, speranze e situazioni di merda. Che anno di merda. Yeah, 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 yeah. E siccome ultimamente non si può fare un video su YouTube senza pronunciare la radice dei problemi di quest'anno, vediamo di pronunciare adesso questa fatidica parola, così ce la togliamo dalle scatole per il resto del video. Non ce n'è COVID! COVID, 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 COVID! Ma non essendo un virologo, non andiamo a riscaldare la minestra come fanno tutti i telegiornali. Quindi parlerò di ciò che mi compete. La musica. E se si deve partire in maniera triste per poi andare verso l'allegria, non si può non parlare di cose il 2020 ci ha tolto. Quindi dirò solo i nomi che più mi hanno segnato degli artisti scomparsi quest'anno. Altrimenti il video durerebbe un'ora solo per questo punto, costringendomi a piangere come un vitello davanti a voi. Neil Peart, batterista dei Rush. Una fantastica band che ha segnato la storia del rock progressivo. Lui si era ritirato nel 2015, ma è morto quest'anno, il 10 gennaio. Elisabetta Imelio, conosciuta anche come Boom Girl, bassista dei Prozac Più e dei Sick Tamburo. Mi è dispiaciuto molto sapere della sua scomparsa, anche perché l'avevo conosciuta personalmente un anno e mezzo fa. A Monfalcone ci fu il 50° anniversario del Woodstock, organizzato da Gabriele Medeot, che saluto e anzi abbraccio. In quell'occasione mi aveva assunto come fotografo ufficiale dell'evento. Lì ho avuto occasione di parlare personalmente con lei. Ho visto che era di una gentilezza immensa. Aveva soltanto 44 anni e ci lascia il 29 febbraio. Bob Kulick, un chitarrista straordinario, conosciuto soprattutto come quinto elemento dei Kiss. Ma le sue collaborazioni sono veramente tantissime, tra cui Alice Cooper, Meatloaf, i Wasp, Diana Ross e tantissimi altri. Scompare a 70 anni il 28 maggio. Bonnie Pointer, una cantante straordinaria che fondò nel 1972 le Pointer Sister. Sicuramente conoscerete I'm So Excited. Se non la conoscete, in descrizione vi lascio il link del video, perché almeno una volta nella vita dovete ascoltare questa canzone. E Bonnie ci ha lasciato l'8 giugno. Qui c'è la Valle di Lacrime. Ennio Morricone, compositore e direttore d'orchestra. Le musiche prodotte per il genere western all'italiana è quello che l'ha fatto diventare famoso in tutto il mondo. Ma per me c'è un'esibizione in particolare che lo ha reso immortale nel mio cuore. Vi consiglio di ascoltare l'esecuzione del brano L'estasi dell'oro. Vi lascio il link in descrizione anche di questa e scrivetemi nei commenti cosa pensate. Ennio Morricone ci lascia il 6 luglio. Come ho detto prima, il filmato potrebbe continuare un'ora solo su questo punto qua, ma vi do ancora un ultimo nome che tutti i rockettari, insomma, hanno un po' pianto. Eddie Van Halen, chitarrista stratosferico dell'omonima band Van Halen. Come non poter parlare di uno dei 100 migliori chitarristi a livello mondiale? E una delle cose che fa più onore a questo personaggio è l'umiltà. Pensate che anche l'assolo strafamoso di uno dei brani di Michael Jackson, Beat It, lo ha creato e registrato gratuitamente. Vi lascio il link in descrizione anche di questa canzone. Lui purtroppo ci lascia il 6 ottobre. Tiriamo su un po' l'atmosfera e spero anche l'allegria. Ho pensato di mettere come secondo punto qualcosa che è successa verso l'inizio del 2020, così da salutare quest'anno meraviglioso in maniera da ricordarci dall'inizio alla fine cos'è successo.
Ugo e Morgan. Il trash vince! Sicuramente molti di voi non avranno più pensato a questa scena, ma il Festival di Sanremo all'inizio del 2020 ha dato prova di quanto il trash possa essere una pubblicità davvero efficace. Ebbene sì, in questa esperienza anche deludente, quello che mi ha colpito di più è che Morgan in poche ore ha fatto un testo molto più sensato e bello di quello che era nella canzone originale. Anche se c'è da dire che non è ammirabile il modo in cui l'ha fatto. Brutte intenzioni il trimone, la figura di merda di ieri sera. Ma quello che mi ha fatto incacchiare di più è che questa azione ha portato le visualizzazioni alle stelle e in poche ore è andato nelle tendenze come primo in posizione. Pensa quanto siamo malati! Quindi complimenti a Morgan, meriterà anche un vaffa, ma è stato un campione del marketing. Complimenti per la vita da campione. Quindi la seconda brutta cosa successa nel 2020 è che in questo meraviglioso paese, dove il Sanremo è l'emblema della cultura musicale nostrana, è riuscita a dare una grandissima importanza ad una canzone dalle musichette semplici e dalle parole formate da frasi fatte, prese a caso e incollate con lo sputo. Circostanze. Gratitudine, circostanze. Senti, secondo te va bene circostanze? Ma sì, le circostanze, sta bene su tutto. Adesso muoviti che è pronta la pasta, su. Egolea. E che cosa pensate del resto degli artisti che si sono sognati con dosi massicce di Rohypnol? Le visualizzazioni e lo spazio mediatico che hanno avuto questi due litigiosi? Sono arrivato nel paese delle meraviglie. Metterei ancora un ultimo evento deludente. Chiara Ferragni e Baby K. Ma c'è da chiarire qualche punto prima di continuare. Primo punto, Chiara Ferragni fa bene a sfruttare qualsiasi occasione per fare soldi con meno fatica possibile, sfruttando sia ciò che le compete sia ciò che non le compete. Quindi, cara Chiara, finché c'è qualcuno che compra, tu sfrutta tutto quello che puoi. Seconda cosa, è bello sapere che sia la Ferragni sia Fedez facciano delle donazioni e creino delle iniziative in aiuto, soprattutto in questo periodo così disastroso. Quindi c'è solo che da dire grazie. Terza ed ultima cosa, io non punto il dito sui comportamenti di questa coppia che magari ostenta la loro vita particolarmente lussuosa e magari mostrino anche dei loro sprechi. Beh, insomma, ognuno con i propri soldi fa quel cacchio che gli pare. Fatta questa premessa possiamo procedere. Un disco d'oro e due di platino per Non mi basta più. Cacchio, questo sì che è un colpo basso. Ma non è colpa delle due autrici di questo pezzo. Questa bestemmia alla cultura musicale italiana è causata da tutti i compratori di questa canzone, sia tramite CD, sia nel mondo virtuale, con i canali in streaming per esempio. Le nostre care autrici però hanno sfruttato davvero malissimo il testo della canzone e vi invito ad investire almeno 5 minuti della vostra vita per cercare un senso logico tra una frase e l'altra. E non si riesce a capire un cazzo! Basterebbe prendere la soluzione delle parole crociate e mettere le parole in fila per formare una frase con un senso più logico e chiaro. Il testo spiega di uno che ci prova in un posto dove si beve e si dicono cose. Ma nel video ci sono loro due che bevono nel jet privato. Sto tipo che ci prova? Dove sta? Come se niente fosse, viene fuori il nome della marca di cui Chiara Ferragni è testimonial. Ma oltre al testo,
Mettono in bella vista, come in un cofanetto regalo, la serie dei prodotti di questa marca nel video ufficiale. E come se non bastasse, si alternano le immagini di loro che sfilano come in una vera e propria passerella, indossando vestiti ed accessori delle grandi marche che molto probabilmente avranno sganciato gli sordi per essere piazzate in questo video. Di pure addio al tuo bikini coi fornellini sul culo! Forzando così un mega spot pubblicitario di 4 minuti senza nemmeno fare la fatica di creare un contesto coerente. E non venitemi a dire: ma lei aveva dichiarato che era un'operazione di marketing, perché non basta dichiararlo per renderlo legale. Infatti, delle denunce per pubblicità occulta sono state fatte dalla Kodakons, che non è il primo stupido che passa per strada. Ma di tutto questo schifame, il colpo di grazia sulla cultura musicale italiana me l'ha dato questo piccolissimo particolare. Questa cosiddetta canzone è stata pubblicizzata in Italia come all'estero. Ma per dare un'idea di come in Italia siamo indietro come le palle del cane, sembra che sia arrivata terza in classifica. Mentre in Svizzera, dove una gran fetta di popolazione anche italiana, raggiunge al massimo l'88esima. Quindi, in riferimento a ciò che ho appena detto, posso affermare che l'ultima brutta delusione del 2020 è... rullo di tamburi? Che siamo riusciti a sotterrare di merda la nostra cultura musicale. Sembrava che il peggio fosse passato, e invece pare che sia andato a chiamare rinforzi. Quindi prepariamoci a qualcosa di peggio nell'anno prossimo. Ma andiamo a parlare di qualche esperienza bella che ho vissuto personalmente quest'anno. Ho cominciato ad avere una collaborazione con un canale che propone pezzi rock in chiave acustica, ed ogni canzone mi sta dando delle grandi soddisfazioni. E poi ci diverte tantissimo registrare sia l'audio che video in questa chiave un po' particolare. Quindi devo ringraziare Alex Puntin per darmi questa parentesi di benessere in questo periodo da cassonetto della monnezza. Vi lascerò in descrizione il link per vedere anche la serie dei video dei Neuroacustica. Come non parlare dei Moonchild Iron Maiden Tribute Band. Chi mi conosce sa che una delle mie band preferite sono gli Iron Maiden, e che qualche anno fa ho cominciato a far parte di questa tribute band. Tuttora sono orgoglioso di portare avanti il nome dei Moonchild. Devo ringraziare anche tutti quelli che hanno dato un grandissimo contributo a questa band e tutti gli attuali componenti che stanno dando il massimo per ritornare sul palco appena è possibile. Ma intanto posso anticiparvi che abbiamo registrato una cover e che la pubblicheremo a breve. La cover si chiama Cock Somewhere in Time. Vi invito a seguire nei social ciò che abbiamo fatto e naturalmente tutti gli aggiornamenti. Troverete il link sempre in descrizione. Ed infine, una delle cose a cui sto tenendo di più è un'idea che sto portando avanti, preparando del materiale da farvi vedere. Quindi spero che sia qualcosa che possa piacervi e soprattutto che possa aiutare chi si sta addentrando nel mondo della musica, ma anche a chi c'è dentro da anni. Si tratta di una serie di puntate che contengono recensioni, curiosità, varie informazioni di gruppi che hanno fatto la storia della musica, alcuni di nicchia e altri strafamosi. Ho deciso di chiamare questa serie Che ne sai di questa band? L'obiettivo è quello di creare un network di informazioni più ampio e costruttivo del mondo della musica, ma viene alimentato non solo da me, ma anche da tutti voi. Quindi tutti possono avere lo spazio per dire una propria opinione. E adesso, se non l'avete già fatto, per me sarebbe un enorme piacere se vi iscrivete e cliccate sulla campanellina per essere aggiornati sulle nuove puntate che pubblicherò. Passando ai saluti e agli auguri, non posso far altro che ringraziare quelli che già mi hanno fatto gli auguri delle feste, ma soprattutto quelli che si sono ricordati del mio compleanno. Siete davvero tantissimi e non so come ringraziarvi, se non con questo filmato. Spero che vi sia servito per divertirvi e per darvi un attimo di positività in questo fine anno. Questo video poteva essere un augurio classico, ma non lo è. È uno sfogo che mi è uscito dal cuore. Quest'anno non ha lasciato molte cose, ma di sicuro una cosa che il 2020 mi ha fatto capire è che tutte queste brutture mediatiche hanno rafforzato la mia motivazione in ciò che faccio. È vero che in un primo momento la mia mente bacata aveva fantasticato
su una reazione piuttosto distruttiva, dove auguravo un bel capodanno sopra la tazza del cesso con la tavoletta strapiena di puntine. Ma successivamente ho convertito quella giusta rabbia in una reazione sana e costruttiva. E adesso la domanda è rivolta a voi. Quest'anno il tuo augurio sarebbe costruttivo o distruttivo? Sinceri, scrivilo nei commenti. Anzi, ti dirò di più. Se hai delle idee fantasiose di cosa augurare quest'anno, scrivi pure quello, così ci divertiamo di più a parlarne. Oppure puoi seguirmi nei social, dove pubblicherò delle storie con questa domanda e puoi rispondermi lì. O in entrambi, sia su YouTube che nei social, anche se YouTube sarebbe anche un social. Beh, insomma, Facebook, Instagram. Vi saluto con un enorme abbraccio e un sentito grazie a tutti voi. Care italiane e cari italiani, buon 2021.